Super Federico. Qui abbiamo Super Federico che è in libera uscita, quindi per 24 ore girerà tranquillamente per la stanza in maniera da abituarsi a quello che poi lo aspetta quando sarà adottato. Adesso lui usa parte del suo tempo per andare a molestare gli altri conigli, però... E gli serve anche per una questione fisica, giusto? Esatto, sì, per imparare a muoversi correttamente, a muoversi in una maniera che non potrebbe... In una gabbia, esatto. E quindi funziona anche un po' come palestra. Esatto, assolutamente. Infatti appena arrivano aspettiamo a fargli fare la libera uscita, perché molti conigli da laboratorio non hanno la muscolatura correttamente pronta e formata, quindi li teniamo in gabbie più piccole, man mano gli ampliamo lo spazio, e appunto l'ultimo gradino è la gabbia più grande possibile con le libere uscite. E lui è un furbo, è uno che sta fermo? Lui è un coniglio molto molto intelligente, che cerca continuamente nuovi stimoli, chiaramente combina anche qualche guaio, ma proprio perché è astuto e ha voglia di scoprire il mondo. Quindi sa aprire le porte, esatto, se non vengono chiuse benissimo. Esatto, in grado di spingere le porte per aprirle. È un curioso. Esatto, infatti adesso verrà anche a vedere la telecamera. E certo. Che bello. Ha una coda lunghissima. E adesso col mento sta marcando tutto mio, tutto mio. E le orecchie ce le ha puntate in avanti perché è curioso, giusto? Esatto. E vuole... Questo si fa il giro, chiaramente anche quelli dentro le gabbie. Vengono un po' destati da questo matto che gira per la stanza. Sembra che è la prima volta che esce. E si divertono. Assolutamente. Si sgranchiscono bene le gambe. A domani se la gioca tranquillo. Vanno a controllare se ci sono altri a cui fare dispetti. Vero, Fede? Quel codino tac. A caso, solitamente quelli che sono in libera uscita mangiano molto meno, perché mangiano proprio giusto per fame, mentre magari in gabbia si tende a mangiare anche un po' per noi. Invece fuori ci sono talmente tanti stimoli che appunto una volta che si è saziato la verdura lascia. Ah, sopra ti sei perso uno sbadiglio bellissimo. No. Sì. Fede! Fede, amore! Troppo bello! L'ha detto! È guardalo, curioso! Guarda, come prende la porta! Guarda, dice, non mi vedono! Non mi vedono! E io vado! Lasci toccare! No, dice no! In gabbia non ci torno! Sì, c'è un motivo per il quale qua fanno fatica a farsi toccare quando sono liberi, giusto? Sì, perché sono abituati che solitamente quando arriva il turno del giorno dopo vengono presi per essere messi in gabbia, visto che la cosa... non li fa impazzire, sono veramente pochi quelli che poi si lasciano coccolare fuori, perché gli altri temono sempre di essere riportati in gabbia. Sfortunatamente non si può tenere tutti i conigli liberi insieme, perché sennò sarebbe una zuffa continua. Guarda che scatto. Amore, si diverte. Non vedo, allora fastidio questo mostro. Ciao, no, Mario. Super Fede! Amore! Dove vai? E se ne va lui, ciao! Io vado! Amore! Fede, dov'è che vai? Torna Andrea! Curioso! Oh, si è chiusa! Grande! Che bello! Bravo, è tornato! No? Ciao! Io vado! Lui va, eh? Lui va! Guarda tutto fifone! E va a esplorare il mondo. Sì, c'è un'altra porta. Nanetto! Bello! Amore.